Mi trovo a Laurito, in provincia di Salerno, in occasione di Cilento in Tavola, la cucina cilentana come e il turismo enogastronomico, evento organizzato dall'associazione Cilento Terra Solidale e durante il quale vi è stata un show cooking con la presentazione del libro dello chef Franco Marino. Benissimo, allora Franco, iniziamo innanzitutto. Allora, raccontaci un po' di tua innanzitutto. Innanzitutto volevo ringraziare tutte le persone che stanno qua perché veramente è un onore per me, ringrazio il sindaco di Laurito, tutte le persone che stanno qua, l'associazione Cilento Terra Solidale, a te e Cilento Channel per tutto quello che fate anche per promuovere il Cilento. Io posso solamente che essere, diciamo, contento e onorato di promuovere il Cilento perché lo porto sempre con me in giro per l'Italia e per il mondo. E abbiamo fatto queste premesse, continuiamo. Tu hai scritto questo libro, sì, perché la tua passione. E come mai ti è venuto l'idea? Questo libro è nato un po' per caso perché un giorno, siccome sulla mia pagina Facebook di tanto in tanto pubblicavo delle ricette, molte persone anche in privato mi chiedevano: chef, ma hai mai pensato di scrivere un libro? Allora stasera prepariamo con gli ingredienti che mi hanno fatto recapitare, che devo dire sono tutti quanti veramente di eccellenza: una pasta con la farina di castagna, la salsiccia e pomodori di rofrano rosa, funghi porcini e poi abbiamo un po' di cipolla e un po' d'aglio. Faremo questa pasta con funghi. Un bilancio di questa presentazione di Cilento in Tavola. Devo dire che veramente sono senza parole perché ci sono state tante persone, tanta passione e l'affetto è stato tanto, i vari prodotti sono tutti eccezionali, si respira l'amore e la passione per il Cilento e per quello che si fa, quindi grazie a tutti, grazie a te, a Cilento Channel, e spero di rifare a breve questa cosa perché far conoscere il Cilento è un mio obiettivo e grazie anche a voi stiamo riuscendo a fare questa cosa. Allora, Franco è stato un grande professionista, una persona disponibilissima, ha dato sfoggio delle sue doti culinarie lasciando stupefatte tutte le persone che erano qua presenti a Laurito. Nello show cooking è stato delizioso, ha avuto l'abilità di combinare dei prodotti che gli abbiamo dato noi, la pasta di farina di castagne, il pomodorino di rofrano, i funghi porcini, la salsiccia San Maurese. Ha combinato un piatto che è stato delizia per il palato.